benvenuta. Grazie dell'invito. Direi di iniziare subito chiedendoti, perché karma rosso? Dunque, karma è causa effetto. Nel momento in cui uno mette piede qui diventa karma. Ora, da bambina io osservavo gli adulti e pensavo, sono infelici, continuano a farsi del male, che cosa non riescono a capire? E sapevo che avrei dovuto fare qualcosa per aiutare. Poi gli anni sono passati e ho imparato due o tre cose e ora aiuto le persone a capire. Lo faccio con il rosso, perché il rosso sono io. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Benvenuti e bentornati amici, qui è Karma Rosso. Abbiamo l'appuntamento con la lettura delle energie della Luna e quindi andiamo a vedere quelle che saranno le energie in generale nella nostra vita, poi nello specifico, per il periodo che va dal 18 di giugno al 16 di luglio. Quindi andiamo a vedere subito di che si tratta. Vi ricordo che quelli che hanno bisogno di mettersi in contatto con me anche per una lettura, basta mandare una mail al mio indirizzo mail che vedete qui. Mentre per quelli che vogliono fare un corso di tarocchi con il mio metodo o hanno bisogno, o credono di aver bisogno, di fare un percorso di crescita personale, perché hanno qualche difficoltà emotiva e lo vogliono fare con me, trovate tutte queste indicazioni dove ci sono i marcatori temporali. Detto questo, andiamo a vedere le energie della Luna. Allora, che tipo di energie avrà questa Luna? Che energie porta la Luna di questo periodo? Che energie parla questa Luna? Dal 18 di giugno al 16 di luglio. Dunque, intanto, mi piace vedere che nonostante l'apertura di questa lettura sembri essere negativa, in realtà è una sorta di conseguenza assolutamente positiva di quello che è successo durante l'energia dell'ultima luna, quindi dell'ultimo mese. Dico questo perché? Perché quando guardo soprattutto questa unione di queste prime due carte, quello che vedo è principalmente l'energia di chi comincia a darsi da fare per qualcosa senza troppo pensare, che non è negativo. Senza troppo pensare intendo che non c'è un progetto dietro già affermato, non c'è un percorso già prestabilito, non ci sono persone che hanno già fatto quel percorso e quindi ci possono mostrare la via o ci possono fare da punto di riferimento anche solo concettuale. Tutto questo manca, quello che c'è è la voglia di cambiare, la voglia di rivoluzionare. Quindi credo che con questa luna cominceremo a vedere su vari versanti, su vari fronti, vari settori della vita, e sento tanto anche questa volta la tematica del collettivo. Quindi mi aspetto davvero che ci siano a livello generale in vari posti del globo, attraverso vari tipi di popolazioni, quindi individui appartenenti a diversi tipi di popolazione, che senza troppo pensare al si può fare o non si può fare, dicono io lo voglio fare. E quindi si impegnano nel cercare di dare una nuova chiave di lettura quello che è accaduto fino ad adesso, per riuscire a dare la chiave di svolta di quello che potrebbe accadere. Quindi c'è un sorgere della volontà di essere pionieri, della volontà di essere guerrieri, della volontà di essere anche disposti ad essere dei martiri, se capita, se necessario, no? Quindi
Come può mostrarsi questo tipo di energia al di là di quello che vi ho detto? Può mostrarsi anche in maniere magari un po' estreme, ok? Può esserci qualcuno che pensa di dare via, per esempio, una rivolta. Può esserci qualcuno che crede di cambiare le cose prendendo di petto delle situazioni. Credo che qualcuno magari si prenderà sulle spalle una responsabilità più grande di quella che è, perché avrebbe potuto condividerla magari con un gruppo, pensarci un pochettino meglio. E elaborare in maniera un po' più conscia e quindi magari si vedranno tanti tentativi e ci verranno mostrati solo quelli che non giungono a buon termine o quelli che sembrano prematuri o quelli che sono visionari, ok? Ma noi non ce li facciamo scoraggiare perché sappiamo la verità e quello che vedo è che ci sono veramente ottime occasioni che si manifestano attraverso la presa di posizione di persone coraggiose, chiamiamole così, perché alla fine quello che fanno è essere coraggiosi, quindi sicuramente lo devono essere. E questo porta in qualche maniera a una ondata di movimento, perché sappiamo che il problema nella vita non è il movimento sbagliato o il movimento giusto, è la quiete. La quiete è intesa proprio come un ristagno, un non movimento, una mancanza di flusso, ecco. Quindi, a che cosa mirano questi tipi di, chiamiamole rivoluzioni, no? Queste energie rivoluzionistiche? Tendono sinceramente a toglierci di dosso quella sensazione di insoddisfazione. Un'insoddisfazione che non viene solo da una dimensione personale, cioè dal fatto che, per esempio, ho un lavoro che mi fa schifo, o non ho abbastanza denaro, o sono brutta, o queste cose qui. Questo può essere una sorta di ciliegina che va a decorare la torta di un disappunto che è più generalizzato. Per cui io direi piuttosto che queste persone danno voce a un malessere che è dovuto a varie situazioni che tutti più o meno abbiamo sperimentato, mi viene da dire, e stiamo poi sperimentando ora. Ma il mio focus, mentre vi faccio questa lettura, ho la sensazione forte che sia su ciò che è stato. Quindi c'è molta attenzione sul cambiare. Qualcuno sento qui in sala che si sta chiedendo: ci sarà qualcuno che si ribella, ci sarà qualcuno che si arrabbia? Beh, ci deve essere una dose comunque di frustrazione e rabbia perché ci sia rivoluzione. Funziona così. Quindi benediciamo anche questo, da persone coscienti cerchiamo di focalizzare meglio, ecco, non dare libera espressione ad esplosioni immotivate o esagerate o maldirezionate di rabbia. Il punto è che tutta questa insoddisfazione generalizzata non può essere fermata nel momento in cui comincia a mostrarsi, il che va benissimo. E la Luna mi dice: si possono vedere già ottimi risultati a partire dal mese prossimo. Quindi verso la fine del prossimo mese, che coincide proprio con effettivamente la prima settimana della luna nuova. Non questa di cui sto leggendo, intendo quella già dopo. E ho una sensazione che ci sia una comunione, una sorta di fratellanza, non solo tra queste persone in vari punti del mondo che probabilmente cominciano a alzare la voce, a dire a me non sta bene, ma più che altro in generale attraverso i popoli. So che tutto questo sembra essere una visione poco realistica, una cosa proprio da utopia, però sono sensazioni forti. Il punto è che quando faccio un po' l'avvocato del diavolo, no? Mi metto dalla parte di chi mi ascolta e dico: sì, vabbè, però non si vede mai niente che cambia. Allora, teniamo presente, i cambiamenti possiamo capire quando iniziano, forse, possiamo capire quando finiscono, forse. Possiamo difficilmente comprendere mentre sono in atto il 90% delle volte, perché il massimo che sentiamo è confusione. Quindi già questo bisogna sottolinearlo. Inoltre bisogna dire che ci vuole tempo per cambiare qualcosa che è stato in atto per un lunghissimo periodo di tempo. E finale, non possiamo dire di aver effettivamente creato cambiamento fino a che non facciamo tutto quello che c'è da fare. E tutto quello che c'è da fare, non, magari sapete com'è la vita, non avviene in 5 minuti, no? Quindi questo per dire,
Non è una questione di avere fiducia nel destino, è una questione di capire che la vita va a fasi. E una fase molto importante è iniziata probabilmente con la luna scorsa e vedo che sta proseguendo già sinceramente con ottimi picchi di velocità attraverso questa luna. Quindi che tipo di energia cerca di rimuovere questa luna? L'inganno e il concetto di martire. Potrebbe già parlare così la lettura, no? Allora, questa luna cerca di rimuovere, di portare a galla tutti quelli che sono stati gli inganni o comunque le simulazioni messe in atto e la sorta di confusione che effettivamente l'essere presi per i fondelli può generare. Quindi convenzioni che cominciano a diventare obsolete, rigidità in sistemi di vario tipo che cominciano a mostrare come in realtà siano la morte del sistema stesso, la morte dell'ambito in cui dovrebbero essere in realtà di sostegno. E poi ci sono dei comportamenti che sicuramente nel piccolo, quindi nei nostri rapporti interpersonali e nel grande, rapporti magari internazionali o comunque più concettuali, quindi per esempio la religione, per esempio la politica, tutte queste materie qui, l'economia, no? Che mostrano come il vizio del loro comportamento sia ormai evidente. Con vizio, ovviamente, intendo proprio il continuare a portare avanti un'abitudine non positiva. E quello che a me piace molto è vedere che questa energia è in abbinata con l'energia del martire a testa in giù, che proprio mi parla di come ci si libera del concetto di martire. Ora parliamoci chiaro, siamo abituati culturalmente, soprattutto in Italia, perché conosco bene due o tre tipi di culture e parlo per quelle, ma qui siamo in Italia e parlo dell'Italia. Soprattutto in Italia abbiamo un po' per religione, metti un po' per cultura, per quello che è stata anche la nostra tradizione culturale a livello proprio di istruzione, ok? Istruzione a scuola. Abbiamo questa visione del martirio come di una sorta di purgatorio che ci rende poi, no, santi davanti agli altri, cioè io mi immolo per la causa maggiore e la mia sofferenza mi renderà un esempio di sacralità, cioè se mi sacrifico, allora sono una brava persona, se non mi sacrifico, allora insomma si poteva fare meglio. Quindi c'è una sorta di concetto di gara interiore anche con noi stessi che viene messo in atto generazione dopo generazione, secondo cui più dici di no a te stesso, più bravo sei. Però quando tutti nella massa dicono no a loro stessi, quello che succede è che nessuno esercita il proprio potere, il potere rimane a quelli che non dicono di no a loro stessi. Ok? Quindi finalmente c'è la liberazione di questo concetto, finalmente più di qualcuno comincia a dire ma io perché mi devo rompere fino a quel punto? Io perché mi devo sacrificare? Se anche fosse per un bene maggiore, chi lo dice che lo devo fare io e perché bisogna farlo? Non ci sono altri metodi? Quindi mi viene in mente, mi viene suggerito il concetto, per esempio, di queste nuove generazioni che vengono definite dei lavativi, che vengono definite delle persone che non hanno principio, senza stare qui a andare un po' più a fondo, cioè sul fatto che comunque ogni generazione è il frutto di ciò che è venuto prima. Diciamocela chiara, ma ben venga che queste nuove generazioni dicono io non voglio più stare al gioco di ciò che è sempre sacrificio, che poi osservazione fatta, il sacrificio è solo dei fessi. Ok? Quindi penso che questa luna porterà veramente alla luce finalmente quello che non è che non fosse la luce, ma faceva più comodo non guardare. Che cosa invece va a manifestare? Che cosa è ottimale questa luna per portare a manifestazione? Questa luna, che tipo di energia veramente può manifestarsi? Eccola. E ce n'è anche. Oh! C'è la fine del sacrificio. Ecco che è un altro concetto, no? Di quello che abbiamo appena parlato. C'è la fine del sacrificio delle nostre predisposizioni naturali, non solo come esseri umani, ma proprio come anima, cioè. Sapete che in olistica l'anima non è un principio religioso, è un principio proprio energetico. Quindi la nostra essenza, finalmente la nostra essenza viene sospinta, o meglio, a tutti i favori anche degli astri, per riuscire a svilupparsi in un ambiente che le è favorevole. Poi il come e il se e il quando è nelle nostre mani singole. Perché
Per cui mi aspetterei che ci siano in tutto questo persone che spiccano, magari non in particolare per la loro capacità di, ma per la loro naturalezza nel. Mi spiego? Siamo abituati, per esempio, che gli artisti o sono stravaganti o sono geniali. Perché un artista, per esempio, non potrebbe essere assolutamente una persona ordinaria e in grado di dire con frasi molto semplici cose strepitose che nessun altro può riuscire a dire in quella maniera solo perché, per esempio, è il tono della voce che la persona ha che permette a questa forma d'arte di saggezza di esprimersi al completo. Cioè, questo è un esempio per farvi capire come molte situazioni che stiamo sperimentando nella nostra vita odierna sono considerate da noi rilevanti o importanti solo perché ci abbiamo costruito prima un sistema, generazione dopo generazione, di convalida di quel sistema. Per cui sono sorti delle sorte di parocchi naturali che sono parte ormai della nostra carne e delle nostre ossa, che ci fanno concepire la realtà solo attraverso certe strutture. Soffoco perché ho l'allergia, perdonatemi. E qui arriva il momento in cui queste strutture non solo vengono contestate, ma cominciano a diventare meno immanenti, cominciano ad essere deboli, non solo nella loro forza, ma anche proprio nella loro capacità di avere grip, di avere attrazione in generale sull'essere umano. E questo è perché la Luna, probabilmente con tutti gli altri astri, ma la Luna in particolare, visto che questa è un'analisi delle sue energie, riesce a sospingere, andare a toccare quelle parti del nostro inconscio. Ricordo che la Luna alla fine tocca l'inconscio e porta a galla quello che è. Quindi io la vedo come una sorta di liberazione, distruzione. Ecco che la Luna porta alla distruzione dei vecchi schemi. Quindi c'è un rilascio di quello che è potenzialmente costruttivo, ma che prima ovviamente deve essere distruttivo. Non sto qui a dire ciò che sappiamo già tutti, no? Se voglio avere materiale per costruire qualcosa, che sia a livello concettuale o meno, io prima devo aver avuto del materiale da decostruire, che sia mio, che sia degli altri, comunque ci deve essere uno scambio energetico perché questa è l'energia che è disponibile, no? Nell'esistenza. Quindi ci deve sempre essere movimento. Vedete che torniamo al concetto di l'unica morte reale, l'unico problema reale nell'esistenza è la quiete intesa come ristagno. E ci stupiamo, eccola qua. Ed ecco che c'è finalmente la possibilità di andare a rimuovere con una certa facilità, anche direi. Mi piace moltissimo questa immagine, penso di non aver mai avuto questa carta in una lettura, pazzesco. Ed è la carta del bullo, del bullismo. L'immagine mi parla proprio di come molte volte nella vita abbiamo incontrato persone che sono, per esempio, inopportune, ignoranti, aggressive, e queste cose spesso coincidono. Per cui nella stessa persona ci fanno proprio venire voglia di, invece di affrontare questa persona, di scansarla, no? Con un colpo. Sarebbe bello con uno schiocco di dita far sparire questa persona, o toglierla dalla vista o dalla nostra capacità energetica, proprio dal nostro campo energetico. Tutti abbiamo sicuramente avuto situazioni nella vita in cui abbiamo avuto qualcuno di così, definiamolo in maniera molto eufemistica, fastidioso nella nostra vita. Ecco che queste persone fastidiose cominciano ad avere il vento contrario, mi viene da dire. Cominciano ad essere intimidite invece che essere quelli che intimidiscono. Cominciano ad avere reali paure quando notano che noi non siamo più disposti ad obbedire alle finte paure. Ora sottolineiamo, le paure sono paure, le percepiamo tutti come vere, però alcune paure fanno presa solo su alcune persone perché ciascuno ha la propria storia, no? Ora ci sono delle bugie che stimolano paure generali nell'essere umano, come per esempio la paura di non avere ciò di cui poter sussistere. Per cui attenzione a quelli che mettono in atto questo tipo di bugie
follie e di bugie, perché questo non è di sicuro il periodo migliore per loro. Probabilmente il periodo favorevole per loro è stato per un'infinità di secoli, però in questo momento vediamo che finalmente molte paure profonde che sono state instillate nell'umanità sono in realtà sul punto di perdere la loro presa sull'umanità stessa. Quindi ci aspettiamo che il mondo cambia in 2 minuti? No. Ci aspettiamo che ci dicano in televisione tutto quello che vorremmo avere modo di vedere esposto nei grandi media? No. Probabilmente no. Però l'energia non mente. Quello che è qui davanti. Per cui io mi auguro che finalmente, anche solo se non dovessimo riuscire a vedere nella nostra vita qualche cambiamento, finalmente le cose invece si muovano nel verso giusto. O almeno si muovano, no? Quindi come integriamo noi nella nostra vita quotidiana al meglio queste energie? Come le integriamo? Oh! Ok, ciò. Dunque, prima di tutto, possiamo letteralmente fare un piano molto semplice, ok? Come una lista scritta con i giorni del mese e decidiamo a priori ciò che faremo ogni giorno. Cosa mettiamo su questa lista? Che cosa vogliamo fare ogni giorno? Vogliamo rimuovere delle abitudini mentali o fisiche o emotive che ci fanno vedere le cose negative. Non significa mettersi parocchi, significa renderci conto in maniera cosciente di quello che facciamo con la nostra energia. Per esempio, mi rendo conto che la mattina quando mi sveglio, per prima cosa guardo il cellulare, mi metto su Instagram, su Facebook o ecco, o su YouTube in cerca di una lettura di tarocchi o di un qualcuno che mi mostri la sua vita e mi dica che le cose andranno meglio, o qualcuno che mi tenga aggiornato su come le cose vanno male. Oppure cerco l'ultima conferma dall'ultima lettura che mi dice che effettivamente, che ne so, XYZ mi stanno trattando male. Ecco, guardiamo quello che facciamo dalla mattina alla sera su ogni livello fisico, mentale, emotivo, spirituale, che ci porta nel continuare a perseverare, portare avanti abitudini che magari lì per lì a noi sembrano innocue, ma sono solo un continuo rinforzare la negatività che portiamo dentro. Quindi ci vuole un atto di presa di coscienza e quindi di cambio diretto di comportamento su quelle che sono le nostre abitudini negative. Per esempio, da chi siamo dipendenti? Che cosa significa per noi essere dipendenti? A che livello siamo dipendenti da qualcosa? Siamo veramente convinti di essere liberi da ogni dipendenza? Poi, a che livello siamo in grado di dare al nostro corpo le sostanze di cui ha bisogno e sostanze pulite? Qui si apre, no, un abisso di discussioni, però ognuno farà le proprie scelte. L'importante è che in cuor nostro noi cerchiamo la miglioria, ok? L'importante è che cerchiamo di evitare di portare avanti energia di confusione. Quindi poche cose durante la giornata, ma fatte bene. Fatte con chiarezza, fatte con intento. Per ridurre tutto questo, un consiglio un'altra volta pratico. Per esempio, mi rendo conto che nella mia routine giornaliera, ovviamente impegni permettendo, ma no, non sto mettendo, che ne so, della meditazione, cosa che vi consiglierei fino a un punto di morte, probabilmente. Ok, quindi non devo passare un'ora al giorno, che poi mi pesa anche, a cercare la giusta meditazione su YouTube e poi scoraggiarmi e dire caspita, non ci riesco, perché non arrivo in fondo, perché mi addormento a metà, perché non capisco, perché non visualizzo. L'unica cosa da fare è ammettere a noi stessi che forse le meditazioni che stiamo cercando non sono per noi, che forse sono troppo lunghe, che forse non sono neanche meditazioni, che forse esistono altri modi di meditare. Per cui magari posso provare a fare
cose molto semplici, tipo al massimo 10 minuti, sempre allo stesso orario, nella stessa maniera, di respirazione molto semplice, di attenzione semplicemente al fatto che sono vivo. Ok? Quindi significa proprio non alimentiamo la confusione in nessuna forma. Dove notiamo che c'è confusione, fermiamoci, ritorniamo alle basi. Se non conosciamo le basi, spendiamo il nostro tempo ad approfondirle, ma cerchiamo di fare poche cose fatte bene. Ok? Questo in ogni aspetto della vita. Vedrete come vi si regola col favore di questa luna molto più facilmente sotto vari punti di vista. Ultimo consiglio. Mamma mia, c'è un consiglio molto diretto qui. Non parlate, non ricercate contatti e spiegazioni, soprattutto durante questa luna. Magari più avanti le potete fare sotto la luce di nuove chiarezze interiori. A quella persona che vorrete riavere nella vita, o quella persona che nel futuro potrebbe aiutarvi a fare qualcosa, ma non ne siete tanto sicuri adesso. Attenzione alle persone o alle situazioni, ma sento soprattutto le persone con le quali si vuole avere un ritorno di qualunque tipo, che sia il perdono, che sia una riconciliazione, che sia una spiegazione. Non è la luna giusta, ok? Quello crea confusione. E l'altra qui molto chiara: è il momento di scegliere, cioè è il momento proprio di dire a noi stessi da che parte sto dalla mia parte o sto dalla parte del nulla. E quindi bisogna anche rendersi conto che ci sono sicuramente mille modi per arrivare a un buon risultato in qualunque ambito della vita. Però bisogna capire quello che a noi è più congeniale, quello che a noi piace. Non solo in base alla situazione che abbiamo, cioè non vi sto proponendo di cercare lo schema perfetto per raggiungere un obiettivo, non sono qui a fare la life coach assolutamente. Il mio ambito è quello spirituale ed emotivo, per cui vi sto dicendo, fermatevi un attimo, dove c'è una sensazione di confusione, vuol dire che c'è confusione. Magari non è una confusione concettuale, magari è una confusione emotiva, no? Magari è una confusione spirituale, cioè ci sono solo memorie energetiche che portate avanti dentro di voi che non hanno ragione di esistere ora, quindi è meglio fermarsi un attimino, fare una pausa. Le pause non hanno mai ucciso nessuno, anzi, non saper riconoscere che è il momento di fare una pausa uccide, ed è il momento semplicemente di dire dove posso mettere la mia energia con questa quantità di energia che ho a disposizione ora per riuscire a mantenere me stesso sano di mente e in buona salute. Quindi torniamo al minimalismo, non perché è moda, non perché sono convinto che sicuramente sarà la nuova trovata che mi risolve tutti i problemi in 5 minuti, ma perché è una necessità che questa luna fa di tutto per mostrare, e se non riusciamo a cogliere, non dico che ci saranno catastrofi, ma potremmo andare a togliere possibili fonti di energia positiva alla collettività, non solo alla nostra vita, ok? Quindi ecco qui, questa è l'energia proprio generale di questa luna, spero di essere stata chiara. Adesso vado a vedere tutti i segni, sapete che faccio una carrellata veloce, e andiamo a vedere quello che questa luna porta per ciascun segno. E quindi andiamo a vedere ora tutti i segni. Partiamo dall'Ariete. Come va questa luna nel segno dell'Ariete? 18 di giugno, 16 di luglio. Ariete. C'è un mettere in discussione sicuramente le classiche strutture che avete portato avanti fino ad adesso, e credo che qualcuno avrà delle difficoltà per quanto riguarda delusioni personali, perché potreste anche rendervi conto che non avete fatto le scelte più adatte fino ad adesso, non tanto perché avete fatto magari delle scelte lavorative esagerate per quello che è la vostra predisposizione naturale, o magari perché pensate che si doveva fare un certo lavoro, che ne so, con collaboratori diversi. Non parlo di questo, parlo proprio del fatto che vi sembra di aver servito la struttura sbagliata. È una cosa molto importante, nel senso che molte persone pensano che il mondo si cambia compiendo grandi gesti, no? Invece il mondo si cambia diventando fedeli alla nostra natura,
E la nostra natura, molte volte si nasconde per una questione di sopravvivenza, il che non significa che non otteniamo buoni risultati dalla vita o che ci faremo una vita di miseria, però ci faremo una vita falsa in realtà, ok? L'Ariete con questa luna si rende conto che ha sposato delle convenzioni, delle credenze, delle finalità che non è pronto a portare avanti, perché stanno andando contro a quello che è il suo modo di essere naturale. Per cui è naturale che ci sia un momento di lutto quando questo avviene, quando ci si rende conto della discrepanza che c'è, no? Tra il nostro mondo interiore e il mondo esteriore. Quindi potrebbe essere che qualche ariete ci sembra diventare molto più introspettivo, molto più pacato. Non voglio dire che sembra che abbia delle tonalità depresse, ok? No, non penso. Però sicuramente sembra diventare molto più un segno d'acqua. Perciò se notate questo, o se lo notate in voi stessi, se siete qui per voi stessi, sappiate che la cosa migliore, non tanto per velocizzare, ma per fare questo passaggio in maniera sicura e profonda, è semplicemente farvi una domanda. È questo quello che vorrei che fosse ricordato di me nella mia vita? È questo che mi rende il re del mio ambito, che sia lavoro, che sia amore, che sia politica, che sia qualunque cosa? È questo quello che effettivamente mi va bene che il mondo ricordi di me se, per esempio, domani dovessi morire e essere un luminare in ciò che faccio? Pensate a questo anche nel vostro piccolo, eh? Perciò, veramente, grandi rivoluzioni in questo senso. Vedremo come va a finire. Per adesso vedo che questa luna si interessa molto di questo processo in realtà di lutto e quindi di liberazione di vecchie energie. Ok? Andiamo a vedere poi. Toro. Come va il toro? Di giugno al 16 toro? Direttamente 4 carte. Ok, il toro in questa fase ce l'ha col maschile quello pesante. Quindi, mamma mia, sento una sensazione proprio di rivoluzione, proprio finalmente, ragazzi, la rabbia del toro si può sfogare. I miei amici Torelli sapranno di che parlo. Il nostro fastidio per le cose che non funzionano potrà trovare terreno di scambio, di lotta. Credo che noteremo nelle nostre vite singole una predisposizione a contestare tutte quelle figure che alzano la voce con i più deboli, per esempio, tutte quelle figure che dicono: ah, così si fa perché si è sempre fatto. Tutte quelle persone che si crogiolano nel loro benessere non guadagnato ma acquisito così, o per discendenza o per favoritismi e cose di questo tipo. Chissà se c'è qualche personaggio di un certo rilievo che è del toro e che probabilmente farà questo. Il punto qual è? Potere personale, vero. Sappiamo, se conosciamo un po' il toro, che in realtà sto parlando di persone in equilibrio, del toro. Sono persone che cercano la giustizia in generale, cioè non rompiamoci le scatole a vicenda, facciamo ciò che ciascuno di noi è capace di fare e poi troviamoci a fine giornata che ci facciamo un panino insieme. Per cui al toro piace che le cose funzionino, che siano giuste per tutti, è in realtà un gran mediatore. E questa energia a volte ha bisogno di avere persone anche molto ardite nel cercare questa forma di equilibrio generalizzato. Credo che con questa luna il toro avrà la possibilità di dare sfogo a questo. Ecco, che vi ho detto? La giustizia. Farete giustizia sicuramente, anche nella vostra vita personale. Potrebbe essere, per esempio, che riusciate a far valere una causa di divorzio, può essere che riusciate a farvi ridare del denaro, può essere che riusciate finalmente a spiegare a chi è interessato nella vostra vita che non avete torto. Finalmente c'è la possibilità di riequilibrare a livello economico la vostra situazione. Ricordate, magari non tutto in un mese, ma c'è un buon ritorno qui di potere personale, che non è poco. Finalmente ci si lascia andare
e si può liberare con l'uso del flusso, perché è una cosa che fa in maniera totalmente naturale, gli scarti, qualunque scarto sia quello di cui stiamo parlando, poco conta. Parliamo di tossine nel corpo, parliamo di tossine nella nostra vita, energeticamente parlando sono la stessa cosa. Ok? Molto bene. Dopo il toro abbiamo i gemelli. Gemelli, come va con questa luna? Dal 18 di giugno al 16 di luglio, gemelli. Molto focalizzati sul lavoro, vedo. Alcuni possono essere molto focalizzati sul cercare di riparare un debito o di emanciparsi da qualcuno. Più di qualcuno potrebbe studiare varie forme di conoscenza per cercare di far partire un progetto, quindi magari c'è chi studia marketing, estetica e ha a che fare in questo momento anche con un architetto perché sta cercando di aprire un studio di, che ne so, un studio di tatuaggi, ok? Quindi deve informarsi su vari aspetti per far partire il suo business o comunque per migliorarlo, perché non è mica detto che tutti partano da zero. C'è emancipazione, questa è l'energia principale. Non c'è più nessuna struttura reale o percepita dentro di noi che può costituire un blocco. Ecco la giustizia, un'altra volta. Bellissimo. C'è forte equilibrio, c'è un ritorno finalmente della parità. Parità di impegno con parità di risultato, parità di intenzione con persone che fanno da pubblico e che sono in grado di accogliere questa nostra intenzione. No, non c'è molto da dire se non bene. Mi pare proprio che questi gemelli comincino a ritornare a piedi pari per terra. Tra l'altro, non c'è nelle carte, ma la mia sensazione è che da un punto di vista di progetti lasciati a metà, perché magari i gemelli si lascia anche prendere dalla parte concettuale della creazione, no? Cominciare cose nuove, provare cose nuove, sperimentare cose nuove. Penso che più di qualcuno di voi invece questa volta riuscirà ad essere più di terra, andare fino alla fine, per esempio, di un progetto. Ok? Quindi molto bene. Dopodiché abbiamo il cancro. Cancro come va? Dal 18 di giugno al 16 di luglio. Sì, questa. Dunque, qualcosa vi ha dato la sensazione che il terreno cedesse sotto i vostri piedi. Mi viene mostrato più che altro la sensazione che questo terreno cede, però poi più ci penso e più vado a cercare di ricostruire logicamente quello che è accaduto e più mi convinco che qualcuno mi ha fatto un torto, che qualcuno mi ha fatto una serie di cose in maniera più o meno diretta, per cui ora mi trovo a vivere una situazione di disagio. C'è uno spirito di adattamento da parte vostra molto forte. C'è uno spirito istintivo di voler lottare contro questo, quindi di voler riaffermare in realtà il vostro potere personale, però questa è una situazione che non potete controllare completamente perché, esatto, eccola lì, e ne sento un, eccola lì. Perché è una questione in realtà di arrivare al punto cruciale. Credo che, anche se non vi piacerà sentirvelo dire, questo sia un momento che avete aspettato, energeticamente parlando, per un bel po' di tempo. Perché questa è la classica situazione pentola a pressione in cui o cominci ad abbassare il fuoco e quindi a cercare effettivamente cosa sta alimentando il fuoco o bruci. Per cui tutti quelli che possono essere grandi cambiamenti percepiti come fastidiosi, traumatici, troppo repentini, una punizione, un scatafascio, in realtà sono funzionali all'abbattere una struttura che per voi proprio non funziona più. Credo sia una struttura anche psicoemotiva. Sapete ormai che tutto nell'esistenza è un ingranaggio con varie parti, quindi basta toccare una parte di questo ingranaggio e tutto comincia a modificarsi. Per cui dire che grandi cambiamenti nella vita quotidiana portano grandi cambiamenti interiori, se riuscite a superarli, certo, è un'ovvietà, no? Però io lo ripeto, perché qui mi viene proprio mostrato come sia forte la correlazione. Attenzione, perché per qualcuno potrebbe essere
difficile affrontare il fatto che tutti i progetti che vi siete fatti o per superare la situazione drammatica iniziale o per superare la situazione drammatica che potreste pensare di avere davanti per il futuro potrebbero rivelarsi inconsistenti, cioè una sorta di volo a vuoto nella vastità del cielo dell'immaginazione senza poi avere un vero senso di realtà. E quindi qualcuno qui potrebbe scoprire che per arrivare dove vuole arrivare le strade sono altre. Se persevera nelle strade che si è immaginato di poter battere fino ad adesso, rischia una forte delusione, oltre ovviamente che qualche dolore poi in futuro. Ok, quindi c'è proprio un'indagine qui più profonda sul perché stai facendo quello che stai facendo. Bene, detto questo, vado a proseguire. Dopo il cancro abbiamo il leone. Il leone, come va questa luna per il leone? Dal 18 di giugno al 16 di luglio. E che cosa si riferisce? Ah, allora avevo capito bene. Quindi qualcuno sta cercando di riattivare o di dare nuovo sfogo, nuova energia a una situazione emotiva. Sì, può essere che stiamo parlando proprio d'amore romantico, può essere che stiamo parlando anche solo di amicizia, ma in generale, per comprendere tutti quanti, qui potrebbe essere che avete cercato di creare la vostra vita in una certa maniera. Avete fatto delle prove, qualcosa è andato dritto, qualcosa è andato storto, è normale, fa parte della vita. Però quello che avevate cominciato a sperare che diventasse reale con il tempo, continuando a metterci energia nella vostra vita, non si sta rivelando proprio in quella maniera, ok? Non sta manifestando se stesso proprio nel modo che avevate cercato di far manifestare. Quindi la sensazione primaria qui è: ho buttato le mie energie, non riesco tanto a capire cosa dovrei fare, forse sto facendo la cosa sbagliata. Vi dico SNI, cioè potrebbe essere che invece stiate semplicemente continuando a cercare di alimentare una parte di voi che non esiste più. Quindi portate avanti un peso che non è neanche più il vostro. Sa di vostro, siamo fatti di memorie energetiche, ricordatevelo. Vi ricorda di chi siete, ma non siete più quella persona, cambiamo continuamente. Perfino le cellule del nostro corpo cambiano ogni 7 anni, quindi possiamo dire dopo 7 anni di vita, ogni 7 anni poi di vita, siamo delle persone completamente diverse, letteralmente. Quindi non aggrappatevi a chi pensavate di essere o a quelli che possono, esatto, essere stati dei progetti inizialmente validi, magari non siete neanche riusciti ad arrivare in fondo e quindi a manifestarli completamente, capisco il sapore amaro per questo, però è assolutamente il momento di muovere le acque. Qui mi viene proprio detto, suggerito quasi all'orecchio, devi respirare in maniera diversa, devi cominciare a fare le cose in maniera diversa. Se poi effettivamente il consiglio di devi respirare in maniera diversa vi calza, perché magari vi rendete conto che siete stanchi, che avete problemi d'ansia, che non respirate bene, che avete problemi intestinali, potrebbe essere una questione di respiro. Quindi molto semplicemente cominciate a informarvi su tecniche semplicissime che ci sono ovunque per avere una respirazione semplice, ok, che sostenga energeticamente voi, perché quando questo avviene possiamo eliminare qualunque scoria energetica e quindi permettere, esatto, al nuovo di fluire. E va fatto come scelta, mi viene proprio detto, non è che qui abbiamo il genio della lampada che fa le cose per noi. Vabbè, non succede mai che ci sia un genio della lampada, però tante volte il problema principale nel nostro, verso il nostro cambiamento, è il fatto che ci aspettiamo che ci sia l'occasione giusta, l'occasione migliore, il tempo più adatto, che tante situazioni siano sistemate. No, è una cazzata.
Se una cosa la vuoi, la fai subito. Noti che hai un problema, lo vuoi risolvere, bene, comincia a muoverti per risolverlo. Magari poi per trovare la soluzione giusta, perfetta per risolverlo, ti ci vogliono 15 anni, ma di sicuro in quei 15 anni nulla sarebbe accaduto se non avessi deciso di cominciare a fare il cambiamento. Ok? Bene. Quindi ora proseguiamo. Abbiamo ora il segno della Vergine. 18 di giugno al 16 di luglio. Vergine, come va? Molto bene. Beh, la Vergine si rende conto di una cosa: l'unica vera limitazione al mio potere personale finora sono stata io. Sono stata, sono stato, parlo in generale. Sono stata io perché? Perché ho continuato a pensare che una sconfitta fosse segnale di dover fare le cose in maniera totalmente diversa o un segnale per dire non è la strada che fa per te o non sei adatta a questo tipo di percorso, non ce la farai mai, non hai il tipo di sostegno perfetto per questo. Insomma, c'è sempre stato un prendere i cambiamenti dal loro lato più negativo. E quindi questo ha portato le sue conseguenze, conseguenze che abbiamo poi percepito nella lunghezza della vita come situazioni critiche che non riuscivamo a cambiare. Da cui confusione, da cui relazioni sbagliate, da cui situazioni totalmente insoddisfacenti, magari anche perdite consistenti di qualunque tipo. Bene, questa luna, è perfetta perché la grande capacità di guardare i dettagli della Vergine venga, messa a punto riuscendo a usare una lente diversa, che è quella più utile, cioè la lente del cerco di vedere ciò che accade come uno spunto di miglioria o come uno spunto di apertura verso lidi che non sarei stato in grado di considerare prima. Ed ecco che effettivamente, molto velocemente, c'è un'esplosione di idee. Io credo che molti si troveranno a rendersi conto che da un punto di vista, per esempio, di relazioni, di lavoro, di hobby, di credenze politiche, religiose, ci sono altre possibilità, ci sono altri modi attraverso cui si può attuare una nostra esigenza interiore. Quindi qui è una scoperta del potere personale interiore, ha un senso veramente profondo. Non mi aspetto che nell'arco di una luna diventi tutto facile e diventi tutto perfetto e sistemato, però possiamo comprendere quello che sto dicendo. Perdonatemi la telefonata, ma sto aspettando una chiamata importante. Dunque, quindi con tutte queste nuove possibilità, che tipo di espansione possono portare? Possono portare prima di tutto al concepire che ci siano ambiti della nostra vita che abbiamo escluso totalmente. Per esempio, ci sono persone che ritengono che per essere felici e raggiungere un certo livello spirituale devono per forza evitare di, che ne so, frequentare certe situazioni. Per esempio, mi ricordo una persona. Fatalità, credo sia della Vergine, che per ritenersi una persona totalmente spirituale si rifiutava categoricamente di andare in discoteca o comunque in luoghi in cui ci fosse musica, persone che bevono, cose di questo tipo. Ora, se uno evita di andare in discoteca, no? Perché non se la sente, non gli interessa, non combacia con quello che è, benissimo, ma imporselo a un punto per cui si arriva quasi ad odiare certi ambienti, vuol dire che qualcosa non funziona dentro di noi, non è una scelta cosciente, è una scelta obbligata dal nostro ego e quindi c'è un'illusione sotto e questa illusione crea un falso senso di sicurezza e quello che andiamo a sacrificare è la totalità di chi siamo, per cui ci sono grosse fette della nostra vita che escludiamo. Questa persona, ad esempio, si lamentava che non riusciva mai a conoscere nessuno di nuovo. Perché? Perché se ne stava sempre con le solite tre persone, con le sue stesse idee e non riusciva a trovare ciò che desiderava nell'altro sesso, che fatalità poteva avere le caratteristiche che desiderava lei se avesse fatto una vita totalmente diversa dalla sua, ok? Detta proprio in maniera palese. Quindi
La Vergine potrebbe avere una sorta di espansione che combacia perfettamente con un senso di liberazione, ma anche un senso di lutto e di perdita, no? Per quello che è successo. Perciò, ripeto, sistema di espansione del potere personale, ma che va a fasi, ok? Non avviene tutto nell'arco di questa luna. Quindi io vado a proseguire, e dopo la Vergine. Abbiamo la bilancia. Bilancia del 18 16 di luglio. Riguardo che cosa? Oh! E quello tu vuoi dire? Oh, mamma mia. Dunque, il messaggio, sì, è abbastanza chiaro per più di qualcuno, nel senso che è piuttosto specifico, e partiamo da lì. Più di qualcuno si renderà conto che questo è il momento perfetto, nel senso che non si può sostenere oltre la situazione, per riuscire a mollare proprio in ogni punto di vista, un'abitazione in cui vivete. O una persona con cui state, un matrimonio, una relazione in cui siete, una convivenza in cui siete. Potrebbe esserci anche il lavoro qui di mezzo, ma c'è la giustizia, in realtà di mezzo anche in senso proprio fisico. Per cui io credo che attraverso questa luna, o per più di qualcuno, si concluderà un ciclo di problemi proprio a livello pratico, fisico, manifesto, nella vita di tutti i giorni per quanto riguarda una separazione. O un allontanamento difficile, problematico, no? Da vari punti di vista, o come credo per la maggior parte, ci sarà effettivamente l'esigenza molto chiara, palese davanti ai nostri occhi, di andare a cambiare gli equilibri della nostra vita. C'è chi proprio, per esempio, disdice un contratto d'affitto e se ne frega se sa dove andare subito. C'è chi dice no, guarda, basta, adesso dopo questo litigio domani mattina mi alzo, vado a cercare consulenza da un avvocato e sento quanto mi ci vuole nei dettagli per una separazione. C'è anche chi dice ascolta, non possiamo andare avanti in questa situazione, chiaramente le cose tra di noi non funzionano, è meglio che andiamo ciascuno per le nostre strade. Quindi ciò che avete cercato di resistere per un lungo periodo non può più creare resistenza nella vostra vita perché decidete che è il momento di liberarsi di tutto ciò che è tossico. Non riuscite ancora a vedere ciò che sarà dopo, ma ripeto ciò che ho detto anche per la Vergine. Per la Vergine mi sembra? Vabbè, comunque l'ho detto in precedenza un altro segno, anche se la situazione era diversa. Non è una questione di aspettare il momento più adatto. Il momento adatto è quando ci rendiamo conto che ne abbiamo abbastanza. E quindi non serve sapere già che cosa faremo, come affronteremo il problema. L'importante è che sentiamo che abbiamo voglia di affrontarlo. Ed è quello che avviene per la bilancia durante questa luna. Quindi c'è proprio un processo di liberazione. Io mi aspetto che nelle prossime lune ci sia veramente una miglioria spettacolare nella vostra vita. Ok? Molto bene. Dopo la bilancia abbiamo il Sagittario. Sagittario, eccolo qui subito, dal 18. E si riferisce a cosa? Sento sta carta che ha ancora carenza di strutture. Qui è proprio l'essenza praticamente di ciascun segno fatto fino ad adesso e della luna con le sue energie generali. Credo che Sagittario si sia da poco liberato, si stia liberando di come possiamo dire, pesantezze personali, cioè concetti personali che facevano concepire il mondo come fisso secondo una specifica struttura.
con tutta la conseguente difficoltà ad adattarsi magari quando il caso lo chiedeva. E finalmente questa luna mostra al Sagittario dove è giunto il momento di fare un'analisi ancora più profonda perché ci sono delle motivazioni, dei luoghi, dei momenti specifici in cui certe strutture che ci hanno bloccato fino ad adesso sono nate, si sono generate e del perché si sono sostenute. Quindi è un prendere in mano il timone della propria vita per il Sagittario. Vedo comunque confusione perché ragazzi, se abbiamo fatto una certa cosa per anni nella nostra vita è ovvio che poi tutto il nostro equilibrio energetico lotta contro di esso, no? Anche tutto il nostro sistema di abitudini anche quotidiane va a intaccare il nostro senso di identità quando andiamo ad alterarle, quindi ci sta, però sentendo particolare resistenza, mentre vi leggo, ecco qua che salta fuori. La nuova possibilità che stai aspettando non la devi aspettare, la devi creare liberandoti di vecchie possibilità che in realtà non sono mai esistite. La metterei proprio così. E non sto qui a farvi mille esempi, perché credo che abbiate capito. Ci sono momenti in cui semplicemente ci rendiamo conto che ci siamo creati un'idea. Che però non è quella, cioè nel senso, sì, è stata valida per noi, ma non ha mai avuto nulla a che fare con la realtà in generale. Quindi è un momento di apertura occhi che, ripeto, potrebbe generare più confusione all'inizio, potrebbe essere visto quasi come un recedere delle energie. Ricordatevi che tante volte quando c'è un recedere, in realtà stiamo avanzando. Se riusciamo a vedere meglio le cose, riusciremo a vedere meglio anche i difetti delle cose, no? Quindi ci sta come situazione. Io sono felice per voi perché guardate che è il momento della chiamata, è il momento della sveglia, della liberazione della tossicità e questo per voi sicuramente è un grande momento. Ok? Bene, andiamo avanti. Ora abbiamo lo scorpione. Ho capito scorpione e sagittario, nel senso ho fatto prima uno e poi l'altro, vabbè, importa. Scorpione. Scorpione. Sembrerà una specificazione molto puntigliosa, precisa, specifica, però credo che più di qualcuno potrebbe considerare un percorso di miglioria personale. Qualcuno potrebbe desiderare, per esempio, approfondire un po' di più la tematica della terapia, quindi magari considerare di andare da uno psicologo o un coach o qualcuno che comunque aiuta in quell'ambito. È una situazione a cui si arriva perché c'è una congiunzione tra l'aspetto mentale ed emotivo molto maturo che lo scorpione fa attraverso questa luna. Praticamente la parte emotiva, da quello che vedo, diventa molto più facile da percepire perché diventa qualcosa addirittura di superficie. Non lo vedo in maniera negativa, cioè non vedo crisi di nervi, per intenderci, ok? Credo semplicemente che ci sia una sorta di amplificazione per voi di quella che è l'energia dell'inconscio, chiamiamolo così, che in realtà è la parte emotiva. E quindi vi rendete conto che c'è bisogno di fare una pausa, non solo di riflessione, ma una pausa proprio di stop di qualunque cosa stiate facendo, per vedere se state facendo la cosa più opportuna per il vostro benessere. E a quel punto, presi da un forte desiderio di sentirvi molto più ancorati a terra, molto più presenti, molto più materiali, non materialistici, cioè materiali, fisici. Allora la vostra mente comincia a considerare ogni possibilità e dice: va bene, proviamo a vedere questa, poi proviamo a vedere quest'altra strada, poi proviamo a vedere quell'altra. Quindi c'è proprio una presa di posizione nella vostra vita. Non c'è più il io sento e so, però non so come dirti, non so come spiegarti, e quindi pretendo che tu capisca e spieghi al posto mio, ok? Qui c'è proprio un dire, no ragazzi, se qui qualcuno deve fare qualcosa sono io e mi rendo conto che ho difficoltà, per esempio, che ne so, con questa fobia, oppure ho difficoltà con
questa tematica, oppure non mi sta proprio bene questa situazione, non riesco ad andare avanti. Ok? Quindi meno spingere, molto più fermarsi, riflettere, riconsiderare, calcolare. Ce la fate, perché è molto positivo tutta l'elaborazione che fate in questa luna. Ovviamente, se soprattutto parliamo di percorsi, non è che in una luna possiamo risolvere tutto, però se consideriamo che il primo passo è il più importante, perché è quello che comincia qualcosa, possiamo sì dire che con questa luna molti problemi si risolveranno. Ok? Molto bene. Quindi a questo punto abbiamo il Capricorno. Capricorno dal 18 giugno al 17 di luglio. Sì, scusate, il 16 di luglio. Come mai? Per molti Capricorno l'interesse sarà veramente il lavoro, la fonte di guadagno, da dove vado a prendere le energie che poi userò nella mia vita per costruire, per esempio, la vita che desidero da un punto di vista anche proprio fisico, cioè la casa. Quindi non mi stupirei se molti qui avessero bisogno di considerare gli aspetti più umani della loro vita fisica. Qualcuno potrebbe essere veramente impegnato nella costruzione di una casa, qualcuno potrebbe considerare per esempio forme di vita case alternative, qualcuno potrebbe cominciare a dire, sai che c'è, tutta la vita ho fatto, che ne so, il consulente finanziario e adesso voglio mettermi a fare l'agricoltore, ho 49 anni, però me ne frego di quello che dice la gente, me ne frego se non ho chissà quanti fondi, troverò una maniera, farò dell'altro. C'è, non voglio dire un cambiamento radicale, non è solo questo il punto, che poi sarà una conseguenza di quello che sto per dire, ma la parte principale qui è che c'è un ricostruire da zero le nuove strutture fisiche della nostra vita. Quindi c'è qualcuno che cambia anche semplicemente abitudine, ok? Qualcuno che dice adesso sai che c'è, vado a fare palestra, o adesso sai che c'è, mi faccio un corso per cucina vegetariana, perché ho deciso che voglio provare ad essere vegetariano, ok? Cose di questo tipo. In realtà sembrano all'inizio essere scelte superficiali, perché poi noi come umani siamo portati a credere che se do interesse alla mia parte fisica e do la precedenza, magari sono poco spirituale o magari sono superficiale, sono una rivista, che ne so, no, niente di più sbagliato. Dare alla nostra parte fisica ciò di cui ha bisogno, cioè sicurezza fisica, sostegno fisico, è l'unica cosa di cui ci dobbiamo preoccupare per la nostra parte più materiale, quindi è giusto darglielo. L'unica cosa che mi viene da dire potrebbe essere un problema, potrebbe essere vissuto in maniera poco felice all'inizio, è che questi cambiamenti ci mettono nella possibilità di vedere mano a mano che acquisiamo nuovi strumenti anche nuove cose che andrebbero sistemate, nuove cose che non funzionano, quindi nuove cose che dovremmo fare. Non fatevi prendere dal desiderio spasmodico di sistemare tutto in 5 minuti, andate per la strada che il cambiamento vi suggerisce, rimanete ad occhietti aperti, fate un po' quello che viene avanti a braccio, sappiate che siete nella direzione giusta comunque facciate, ok? Perché quello che vi muove è un'energia genuina dall'interno, per cui si esprime attraverso il corpo, ben venga, credo che sarà il vostro focus principale con questa luna. Per cui cambiamenti di casa, cambiamenti di lavoro, nuovi interessi, modi di fare diversi le cose che avete sempre fatto, questo sì, questa è proprio l'energia della vostra luna, ok? Bene, proseguo e concludo con i pesci. No? Cosa oggi che continua a saltare? Con l'acquario. Oggi mi viene voglia di andare a, non lo so, alla fine dello zodiaco e chiudere. Allora, l'acquario. Come va dal 18 di giugno al 16 di luglio? Allora, questo lo teniamo qua come spiegazione, ho capito. Cari acquario, stavo per fare la vostra lettura e quello che è successo è che è finita
la registrazione, così si è interrotta per i fattacci suoi, vabbè. Dunque, quello che è probabile che l'acquario faccia con questa luna è fare un attimo di pausa riflessione. Non riflessione per guardare il futuro, non riflessione per pianificare, non riflessione per arrabbiarsi, non riflessione per piangere. È una riflessione che costituisce una sorta di punto necessario affinché ci sia una presa di coscienza del percorso personale fatto fino ad ora, in maniera che possa essere questa presa di coscienza funzionale in generale, proprio da un punto di vista anche solo concettuale, alla crescita interiore dell'acquario stesso. Quindi potrebbe essere che l'acquario si fermi a pensare a quello che è capitato ultimamente nella propria vita e si renda conto che ci sono situazioni precedenti a quello che è successo ultimamente, che magari sembrano essere diverse, ma sono correlate. Oppure si rende conto di quanto la situazione presente sia felice o infelice, non è mica detto che debba essere per forza infelice, e quanto sia diverso ciò che è accaduto prima, o quanto sia totalmente, sempre brutalmente uguale ciò che è accaduto prima. C'è bisogno proprio di dire: io sto affrontando la mia vita con un'attitudine che crea apertura o che crea chiusura. Guardate che questa è una cosa grossissima, ok? È proprio un momento, io direi, di lucidità che augurerei a tutti noi, perché comunque c'è sempre bisogno di creare unione profonda tra quello che siamo e quello che facciamo. Molti di noi, tranquillamente anch'io voglio dire, sicuramente abbiamo avuto periodi o tutta una vita o tutte vite in cui abbiamo fatto diversamente da ciò che siamo, o in cui abbiamo fatto delle grosse cavolate perché non riuscivamo a concepire nuove possibilità, perché non riuscivamo a pensare noi stessi, a immaginare noi stessi come persone diverse o forse poliedriche. Forse non avevamo capito quanto la vita avesse in realtà vari livelli di spessore e di consistenza, no? Per cui questo è un momento, sì, abbastanza, sembra un'epifania proprio in piena regola questa. E infatti quello che accade è un cambiamento proprio, io credo, a 180 gradi di quello che state per fare, della vostra vita intendo. Quindi qui il focus non è cosa faccio, cioè cerco di capire l'adesso, il passato, perché poi riesco a capire cosa voglio il futuro. Non è manco cosciente questa cosa, però c'è una presa di coscienza che porta alla coscienza quello che veramente sta capitando. Questo prenderà vari aspetti. Sicuramente ci sarà chi magari pensa di affrontare il lavoro in maniera diversa, magari c'è chi guarisce da qualcosa, magari c'è chi diventa felice o infelice per quello che ha. Dipende da ciascuno di noi, quindi vedo proprio l'energia generale, quindi io vi auguro sicuramente di riuscire a fare questo tipo di passaggio, che sarà probabilmente molto repentino, perché all'interno tra l'altro di una luna, in maniera proprio armonica, e felice, ok? Bene, vado a proseguire e finalmente a concludere, perché prima stavo per concludere senza fare l'acquario, i pesci. Pesci, come va questa luna? La vita dei pesci dal 18 di giugno al 16 di luglio. Beh, già partiamo. Ah, ok. Dunque, ci sono indubbiamente dei momenti di festeggiamenti, cioè credo che entreremo in questa luna con soddisfazioni. Qualcuno riuscirà a fare quello che ha sempre desiderato fare, qualcuno si toglie qualche sassolino dalla scarpa, qualcuno finalmente, magari per esempio, si laurea, qualcuno finalmente si sposa, qualcuno fa un figlio. Ci sono dei momenti probabilmente anche di festeggiamento vero e proprio. Per cui c'è un inizio con un corpo emotivo in equilibrio, soddisfatto, in grado di dire: ora posso guardare a tutto quello che è stato il mio percorso e vederlo con lucidità, e
Io non voglio essere l'ambasciatore di pena, però potrebbe esserci non così tanto riposo e crogiolarsi in questa bella sensazione, perché arriva il momento in cui qualcosa di magari abbastanza repentino anche, o comunque inevitabile, comunque non possiamo nasconderlo sotto al divano, che vi dice guarda che c'è del lavoro da fare. Ora io lo dico ogni volta, quando noi prendiamo, acquisiamo nuovi livelli di conoscenza in una materia o nuovi livelli di coscienza in generale nella vita, significa che noi stiamo, per usare un'immagine, risalendo il dorso di una montagna. Più in su andiamo, più riusciamo a vedere parti dell'orizzonte e più riusciamo a scorgere dettagli. Alcune cose diventano piccole, quello che abbiamo già fatto di percorso ce lo lasciamo alle spalle, non ci interessa più di tanto, è un punto lontano. Il nostro interesse è riuscire a vedere sempre più in là, e più in là vediamo, più la nostra mente si amplia, più ci prende la meraviglia, ma anche lo spavento, no? Per esempio, se arriviamo, che ne so, a 3.000 metri di altezza, avremo magari con una bella giornata un'ottima visuale, ma potremmo anche dire, caspita, come sono alto, ok? Quindi non vi fate scoraggiare se notate che bisogna, insieme al capitolo appena concluso, concludere altri capitoli, cioè prenderci cura di quello che accade durante questa luna e farlo senza farsi trascinare dall'ideologia, dal bisogno di riordinare subito tutto, dal bisogno di sapere cosa devo fare, perché tante volte l'unica cosa da fare è dire ok. E adesso per un po' io starò su questa giostra condotta da altri, che di solito poi purtroppo nella vita è spesso così, quindi non è che possiamo farci granché, però mi rendo conto che magari voi avreste intenzione di partire subito in quarta e creare la vostra vita come vorreste, soprattutto se c'è stato per esempio, ripeto, una laurea, un figlio, no? Situazioni nuove, entusiasmanti, nuovo lavoro. E però questo non può avvenire nelle tempistiche che vorreste, perché c'è qualcos'altro di cui prendersi cura che magari non avevate considerato prima, magari è solo questo ciò che accade inaspettato, eh? Quindi questa era la vostra lettura, io come sempre spero di avervi dato una mano, vi ringrazio dell'attenzione e vi do appuntamento sul mio canale con le prossime letture. Alla prossima, ciao ciao!